Stefano, dall'1 al 12 giugno si terrà la 10ª edizione di Che Festival, tante giornate di musica, spettacoli, dibattiti, quindi di divertimento, ma soprattutto un'occasione per riflettere e confrontarsi sul significato della tematica sociale. Sì, esattamente. Il Che Festival è importante intanto perché ci liberiamo di 2 anni di pandemia, di 2 anni di chiusura e soprattutto è il ritorno di una città nella città. Qual è questa città? La città che vorremmo, la città inclusiva, la città sempre aperta, la città che ospita le persone, che garantisce realmente parità di diritti. Questo, se dovessi riassumere il Che Festival, è questo. Dopodiché torneranno gli spettacoli, diverse tematiche. Quello su cui punto molto è innanzitutto la modalità di ingresso, perché non si paga in denaro, ma prevalentemente noi auspichiamo che la gente venga perché l'ingresso è regolamentato dai generi di prima necessità. E poi soprattutto per avvicinare le persone a diverse tematiche che spesso vengono un po' dimenticate. Parliamo in questo momento della nostra realtà, adesso va, concedetemi il termine, di moda l'Ucraina, ma non esiste solo l'Ucraina, non possono esserci profughi di serie A, profughi di serie B, non possono esserci guerre di serie A e guerre di serie B. Bene, noi cerchiamo di tenere aperte le finestre su tutte queste problematiche, avvicinare le persone, creare parità di diritti, in che modo? Dando la possibilità a chiunque di usufruire di una giornata di svago e non solo, e di approfondimento. Cioè, questo è il Che Festival, è la città che vorremmo. Se noi riuscissimo, e magari in un futuro riusciremo tutti quanti insieme, a esportare il sistema che viene adottato all'interno del piazzale del Che Festival nella città, nell'Italia e nel mondo, vivremmo sicuramente in un mondo diverso.